Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Allora, mi avete chiesto se si possono allenare tutti i giorni gli stessi muscoli. La risposta potrebbe essere dipende, ma voglio rispondervi dando delle indicazioni precise. Quindi sì, potete anche tutti i giorni allenare gli stessi muscoli, purché voi andiate ad organizzare un approccio d'allenamento in multifrequenza. L'approccio multifrequenza prevede proprio di allenare con più frequenza settimanale gli stessi comparti muscolari. In questo caso si vanno ad impostare delle esercitazioni applicando esercizi fondamentali, quindi grandi multiarticolari, panca piana, stacco, squat, trazioni, military press, tutti esercizi che richiamano, quando li mettete in pratica, tanti muscoli, no? Perché se noi pensiamo alla panca piana, non mette in moto solo il grande pettorale, ma c'è anche il deltoide, i tricipiti, tutti gli stabilizzatori, eccetera. Così per lo stacco, così per lo squat, ma tutti questi fondamentali, questi multiarticolari permettono di dare al corpo una grande stimolazione ormonale andando a muovere tanti muscoli. Questo è un po' il segreto della multifrequenza. E poi un altro segreto di riuscire ad allenarsi per più volte la settimana andando a muovere un po' quasi gli stessi muscoli è cercare di non portare a cedimento l'esercitazione, ossia lasciare sempre un margine prima di arrivare all'ultima ripetizione in cui non ce la fareste più, quindi un margine di 2-3 ripetizioni in base un po' come organizzate il vostro workout. Però questo approccio vi permetterà di andare a ripetere determinati esercizi anche più volte la settimana, anche 3-4 volte la settimana. Magari un giorno lo fate in maniera più pesante, un giorno con carichi più leggeri e un terzo giorno magari con carichi intermedi. Andando a ondulare così l'intensità dei vari esercizi, riuscite ad applicarli più volte la settimana, e questo è veramente un grandissimo approccio per andare a migliorare la forza, per andare a migliorare l'ipertrofia, per andare a migliorare la composizione corporea. Considerate che il mondo di chi si allena si divide un po', di chi predilige di più l'approccio in multifrequenza e di chi invece predilige di più l'approccio in monofrequenza, dove allena solo una volta il comparto muscolare scelto, no? Quindi qua non è che funziona di più uno di più l'altro. Io dico sempre che bisogna sperimentare sul proprio fisico quello che funziona meglio. Solo così facendo riuscirete nel corso degli anni a tarare veramente il miglior approccio d'allenamento per le vostre caratteristiche. E così ho fatto anche un po' nell'ultima programmazione che ho creato, Titans Bodybuilding, in cui ho messo sia un approccio in monofrequenza che un approccio in multifrequenza. Così i miei allievi possono andare a scegliere in funzione delle proprie caratteristiche di più un approccio, diciamo, con meno frequenza settimanale o con più frequenza settimanale di richiamo dei vari comparti muscolari. Quindi questo è il consiglio in funzione della domanda che mi avete fatto. Se avete dei commenti, lasciateli pure qua in descrizione. Come sempre, dateci dentro nei vostri workout. Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito.